Sono ufficialmente diventato un copy trader di Bittrex. Per le vostre tantissime richieste, ragazzi, finalmente potete iniziare a copiarmi. E ho deciso di fare questo video per spiegarvi ovviamente come iniziare a copiarmi, quale strategia utilizzerò. Ci tengo a darvi delle piccole precisazioni. Molti di voi pensano che con il copy trading si possono fare tantissimi soldi senza rischiare assolutamente nulla e che si diventa ricchi dall'oggi al domani. Ragazzi, non è assolutamente così. Ma ovviamente, come vi ho fatto vedere in tantissimi video, con il copy trading si possono fare dei soldi. E oggi vi spiegherò quale strategia utilizzo. Tra l'altro è una strategia che per chi mi segue già conosce. È una strategia che utilizzerò da sola, ragazzi, senza utilizzare tante altre strategie, proprio perché è una strategia testata che ha un alto win rate e anche ovviamente un rischio rendimento interessante che mi permette ovviamente nel tempo di essere profittevole. Infatti, ragazzi, qualsiasi strategia di trading va valutata ovviamente nel tempo, non in una settimana, non in 5 trade, ma ovviamente io quantomeno utilizzo un centinaio di trade per valutare una determinata strategia. E quindi, siccome tantissimi di voi mi hanno sempre chiesto di diventare un master trader proprio di Bittrex, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ciao amico criptomane e benvenuto in questo nuovo video. Se ancora non mi conosci, sono Salvatore. Prima di iniziare, però, come sempre, like al video per supportarmi. Se apprezzi i miei contenuti, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. E se mi stai aspettando come trader di Bittrex, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Prima cosa da fare, ovviamente, se ancora non siete iscritti a Bittrex, andate in descrizione sotto al video, trovate il mio referral link che vi dà il 15% di sconto sulle commissioni anche per i futures e quindi anche per il copy trading, ovviamente, se ancora non siete registrati, per iniziare a copiarmi. Dopodiché trovate anche il link per il mio profilo di Bittrex e adesso vi spiegherò quale strategia ovviamente utilizzerò e come fare ovviamente per copiarmi in base al vostro budget. Partiamo subito dalla strategia, che è quella che vi ho regalato gratuitamente su YouTube, ragazzi, che riguarda proprio Ethereum. Trovate il video qua da qualche parte e vi ricordo che questa strategia, ragazzi, io la insegno anche in privato, in un percorso one to one direttamente con me, percorso che costa un po', ragazzi, lo so bene, ma purtroppo, essendo che ricevo tante richieste, se dovessi ovviamente abbassare il costo del percorso non riuscirei assolutamente più a gestire e dovrei fare soltanto quello, anche perché ovviamente siete in tanti, quindi preferisco prendere poche persone davvero interessate e seguirle per bene, anche perché le seguo attualmente personalmente in one to one. Comunque, detto ciò, questi sono gli ultimi trade della mia strategia, tutti quanti, ragazzi, andati a take profit. Non ho preso nessuno stop, trade che ovviamente ho fatto vedere anche nel mio canale Telegram, non solo a grafico come state vedendo adesso. Non ho preso ovviamente i massimi che vedete di ogni trade, tendenzialmente tendo a prendere un RR di 1 a 2 e se ovviamente il trend è in mio favore lascio spesso correre il trade. Questo è l'ultimo trade che è anche andato a TP, vedete RR 1 a 2, non ho preso lo stop loss, ragazzi, davvero per nulla, ma il trading è anche questo. E comunque poi ho deciso di chiudere il trade prima del take profit sostanzialmente perché non mi piaceva, ma comunque sarebbe andato a target. Questo invece è il mio profilo, adesso vi spiego come iniziare a seguirmi in base al vostro budget. Ovviamente, ragazzi, se avete meno di 100 USDT per seguire le persone su copy trading di Bittrex non ha molto senso, quindi quantomeno dovete avere 100 USDT che dovete avere nella sezione conto futures, quindi sostanzialmente li spostate da spot, basta che fate trasferisci, adesso vi faccio vedere, ragazzi, li spostate da spot a USDT M futures per iniziare a copiarmi. Poi andate ovviamente sul mio profilo di copy trading che vi lascio ovviamente anche in descrizione ed è questo qua, ragazzi, fate attenzione agli scam e ovviamente poi iniziate qua, per voi uscirà la voce copia e adesso vi spiego come iniziare a copiarmi. Da quando sono diventato appunto master trader ho chiuso soltanto questo trade in profitto, non a take profit ma in profitto, che è l'ultimo di tra tutti i trade che tra l'altro ho fatto prima di diventare master trader. E comunque, ragazzi, ciò non vuol dire che se gli ultimi 8 trade sono andati in profitto adesso gli altri trade non possono andare stop loss. Posso anche prendere 5, 6, 7 stop loss di fila. Quello che ho visto è che la mia strategia nel tempo ha un win rate alto e ovviamente mi porta a profitto. Poi non mi interessa se prendo 4 stop loss di fila perché so che nel tempo la mia strategia perlomeno adesso è profittevole e quindi ovviamente io la valuto in un grande range di tempo. Adesso ho preso 8 take profit di fila, quindi considerate che per andare tra virgolette in perdita potrei prendere 8 stop loss. Potrei prendere più di 8 stop loss siccome il rischio rendimento è 1 a 2, quindi immaginate che posso tranquillamente anche con un RR di 1 a 2
si può essere profittevoli. Detto ciò, personalmente ragazzi utilizzo circa 30 USDT per ogni stop loss. Utilizzo una leva bassa che è una leva 10, 30 USDT di stop loss attualmente significa che ragazzi dovete rendervi conto che se avete ad esempio, se mi state copiando ad esempio con 100 USDT, non potete permettervi di prendere 30 USDT di stop loss per il semplice fatto ragazzi che 3 stop loss vi bruciano il conto e io poi continuerei magari e recupererei in pochissimo tempo, voi invece andate a bruciare il conto e non potete più copiarmi. Quindi considerate che quantomeno se volete copiarmi con il moltiplicatore di 1 dovete considerare quantomeno ragazzi, ma quantomeno almeno 10 stop loss, quindi quantomeno dovete avere 300 USDT. Io non vi consiglio però ragazzi di copiarmi in questo modo perché secondo me è troppo aggressivo anche questo. Sarebbe meglio copiarmi con 3000 USDT, quindi utilizzare quantomeno il al massimo l'1% appunto per ogni stop loss, che sarebbe proprio l'ideale. Ma se proprio volete essere più aggressivi e volete copiarmi con 30 USDT di stop loss per ogni volta, io vi dico ragazzi, con meno di 500 USDT non dovete assolutamente utilizzare il moltiplicatore 1. Quindi che cosa fate? Quando mi andate a copiare, ovviamente qua vi uscirà il tasto copia, voi ragazzi dovete utilizzare il moltiplicatore. Potete anche utilizzare gli USDT fissi per ogni trade, io è una cosa che personalmente non reputo giusta. Iniziate a testarmi ragazzi, magari come vi dico sempre, con un moltiplicatore bassissimo, un 0.01, e vedete se magari utilizzo troppo poco budget per il vostro budget, andate ad aumentare il moltiplicatore man mano. Quindi piuttosto che io andare a copiarmi direttamente con un moltiplicatore alto, andate magari a testarmi all'inizio. Poi ovviamente ragazzi, se avete 30.000 USDT, certo che potete copiarmi con il moltiplicatore 1 e anche probabilmente con un moltiplicatore 10, considerando che io per ogni stop loss perdo in media $30. Poi ragazzi, lo stop loss non è garanzia di stop, perché magari il prezzo potrebbe saltare lo stop loss e prenderlo molto più in alto, potremmo perdere di più di 30 USDT per ogni stop loss, ma comunque in media più o meno, di solito quando prendiamo lo stop loss, di solito io prendo 30 USDT. Man mano che la strategia sarà profittevole, che io farò dei profitti come è successo adesso, che ho fatto più 6,82%, io incrementerò ovviamente quello che è il mio stop loss, quindi poi ovviamente vi darò aggiornamenti. E di conseguenza ragazzi, poi a quel punto anche voi potrete o magari ridurre il moltiplicatore se per voi è un rischio troppo grande, oppure lasciare sempre quello e copiarmi in automatico, perché sarà quello che appunto succederà se iniziate a copiarmi ragazzi. Io vi dico ragazzi, non mettete stop loss e take profit vostri personalizzati, seguite la strategia quella che faccio io. Se volete ovviamente copiarmi, sarò io a decidere quando stoppare, quando mettere a break even o quando andare a prendere take profit e quando lasciare andare. Questo ovviamente ragazzi non sono consigli finanziari, però vi sto dicendo che se volete seguirmi fatelo seguendo quella che è la mia reale strategia, perché se andrete a modificarla a modo vostro magari potrete essere molto più profittevoli, ma magari invece potrete non essere più profittevoli e di conseguenza poi non mi starete copiando. Ultima cosa importantissima ragazzi, per chi mi copia, io non prenderò per forza trade ogni giorno, potrebbe esserci più giorni, 2, 3, una settimana anche senza che io prenda nessun trade. Per un semplice fatto, io seguo la mia strategia e se per anche una settimana, 10 giorni, un mese non si verifica il setup, ovviamente tutte le condizioni affinché io possa aprire il mio trade, io non aprirò trade. Quindi se volete copiarmi ragazzi dovete avere pazienza e dovete ovviamente aspettare. La mia strategia non prevede appunto l'apertura di trade ogni secondo, ogni minuto, ogni giorno. Quindi è una strategia precisa che io ho deciso di seguire appunto, quindi ci tengo a precisarlo. Infatti i miei trade saranno principalmente quasi sempre su Ethereum, perché è la cripto sulla quale per me funziona di più e sulla quale ho fatto più backtest. Probabilmente qualche trade posso prenderlo anche su Bitcoin e raramente magari su qualche altra cripto, ma ragazzi molto molto difficilmente, tendenzialmente sarà quasi sempre su Ethereum. Ci tengo a precisarlo perché molti magari vogliono vedere operazioni ogni giorno, vogliono vedere profitti ogni giorno, ma secondo me prendere operazioni ogni giorno aumenta soltanto il rischio di prendere più stop loss, almeno per quanto riguarda la mia strategia, che io seguirò come vi ho detto. E quindi ci sono stati dei giorni che non ho preso trade e ci potrebbero essere, quindi se non vedete trade per una settimana ragazzi non vi spaventate, semplicemente magari la mia strategia non ha trovato nessun setup per cui io non ho deciso di aprire trade. Adesso però andate in descrizione, se non siete registrati a Bittget vi registrate prima con il mio referral link, dopodiché sotto ancora trovate il link al mio profilo diretto di copy trading, ovviamente qua vi uscirà il tasto copia,
impostate ragazzi con il moltiplicatore per testarmi 0.01 se volete iniziare a testarmi, dopodiché se avete il budget che vi ho spiegato prima iniziate a copiarmi con un moltiplicatore più alto, uno addirittura per 10% se avete centinaia di migliaia di USDT ovviamente per copiarmi, sarete voi poi a decidere. E poi non dovete fare altro che seguirmi e aspettare. In descrizione sotto al video trovate anche tutti i miei profili social e seguitemi se ancora non l'avete fatto. Se c'è una qualsiasi cosa che non avete capito o avete una qualsiasi domanda, ragazzi, come sempre vi ricordo di utilizzare i commenti sotto al video. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Prima di andare via, iscriviti al canale se non l'hai fatto, lascia un like, ci vediamo.